una bella operazione che la Regione Marche ha costruito e che l'ASU sta portando avanti con determinazione e con impegno organizzativo. Ok, lo screening di massa è invito a tutta la popolazione, ad eccezione dei minori di 6 anni, di tutti coloro che fanno gli screening periodici, quindi tutti gli operatori sanitari sono esclusi, logicamente chi è degente in ospedale, chi è degente presso le case di riposo, le strutture residenziali, questi no, perché nei centri diurni noi facciamo gli screening ogni 15 giorni. E chi ha sintomi. È importante dire questa cosa, che chiunque abbia sintomi, anche il giorno stesso che intendeva fare lo screening di massa, non si deve presentare deve logicamente chiamare il proprio medico di medicina generale per attivare i percorsi corretti. Ci dice quali sono le location della popolazione? Come no, certo. Allora, le location per la città di Pesaro sono 3, e sono il Vitrifrigo Arena ed è l'ingresso Fugliassi, la via, quindi praticamente quello a sinistra rispetto alla scalinata principale. Poi abbiamo il Liceo Scientifico Marconi ed è l'ingresso principale del Liceo Scientifico, che il preside ci ha proprio dedicato per noi tutto questo pezzo della struttura, quindi non c'è nessun scambio con gli studenti. L'altro è il Santa Marta, che è l'istituto alberghiero sempre di Pesaro, che anche qui c'è tutta una parte dedicata solo per noi. Poi ci aiuteranno tutti i volontari della Protezione Civile, i volontari di quartiere e Croce Rossa. Dottoressa, su questo focolaio Casa Roverella si riesce a tenere sotto controllo? Allora, il focolaio Santa Roverella è sotto controllo, è comunque un focolaio importante perché abbiamo più di 40 ospiti positivi e abbiamo 16 operatori positivi in questo momento. Le persone sono quasi tutte asintomatiche, quindi in realtà vengono monitorate all'interno della struttura. Io ho attivato in appoggio l'USCA, quindi i medici dell'USCA vanno 3 volte a settimana di default sempre nella struttura e su chiamata, logicamente. Qualsiasi ospite abbia sintomi intercorrenti di qualsiasi tipo viene tamponato col tampone molecolare per verificare se c'è poi una eventuale positività. Sono già stati fatti tutti i tamponi a tutti gli operatori e a tutti gli ospiti, e a cadenza di ogni 10 giorni, per vedere se il focolaio è spento o si sta accendendo ancora, vengono fatti questi tamponi. Per ora diciamo che i risultati sono buoni, nel senso che gli ulteriori a 10 giorni li farò fra un pochetto, quindi vedremo cosa succederà. Intanto è una bella operazione che ha messo in piedi la Regione Marche ed è per questo che vogliamo collaborare al massimo, perché più persone faranno il tampone veloce e maggiore efficacia avrà questo screening di massa. E quindi dobbiamo spingere le persone ad andare a fare questo tampone veloce, che è gratuito, è un'opportunità unica. E quindi speriamo che in tanti cittadini accolgano questo invito. Dopodiché abbiamo cercato di organizzarci al meglio con 3 location, con 3 grandi parcheggi, dividendo la città per quartiere, quindi la parte a nord interna che va di Vitrifrigo Arena, la parte più centrale della città andrà al campus scolastico, invece la parte a nord della città, più il centro e il mare, andranno alla scuola alberghiera. E quindi così dividiamo i cittadini, evitiamo il più possibile file e assembramenti. Nel caso di fila, perché non si farà la prenotazione, gli anziani e coloro che hanno disabilità ovviamente avranno la precedenza, passeranno avanti. Quindi gli ambienti sono tutti chiusi, riscaldati, abbiamo avuto grande collaborazione da parte delle scuole superiori, che in questo momento sono chiuse, in gran parte chiuse, quindi speriamo appunto che siano 6 giorni nei quali aumenteremo il controllo e di conseguenza la sicurezza sanitaria della nostra città.